Sì, davvero credevo di essere un gatto. Beh, quasi, quasi. Io nei gatti mi ci vedo, almeno allora, ecco. Chissà come mai. Sarà che sono cauti nel farsi accarezzare? Allora forse era un gatto triste, era un gatto triste, me lo chiedo. Sì, è curioso il gatto. Certo, ero così, era un criticone. E li baciavo. Io il gatto lo bacerò sempre, se il gatto è d'accordo. Se trovo un gatto indeciso che ci sta, io lo bacio, come no? Anche allora. La vita è un continuo rischio, eh? Lo è, io dico di sì. Perché il fatto è che a quei tempi ero diverso, no? E come devo tornare a essere diverso? Devo tornare a essere diverso. Ma il lupo lo perde mai il vizio, chi si sa? È uno sport violento. Io lo trovo violento. Lo è, pare che lo sia. Oh, c'è un vuoto lì. Un bel guazzabuglio, eh? Oh, bisogna mettere insieme i pezzi e formare una parola. Oh, che buffo. È un mistero. Qual è il problema? Scusa, sono io il problema. Che problema? Fradicio! Oh, ma non è un mondo ideale, è un mondo ideale, insomma, bisogna sfruttarlo al meglio, visto che ce lo ritroviamo così, non credi? Certo, però è più ideale di prima, perché, insomma, noi siamo privilegiati, non credi? Perché fino a poco tempo fa li bruciavano come bistecche, te lo ricordi? No, Moby. No, Tony, tu chi Tony, sei? Tony, non Moby, Tony. Chi sono io, Tony? Chissà, non lo so neanche io. Sono David, Tony, come ti chiami? Ciao, David, cosa può fare Silvia per te? Silvia? Hai detto Silvia? Silvia, piacere mio, Silvia. Schuber, lui disse, chi è Silvia? Che cos'è? Certo, che possiamo fare per te, David? Oh, per me, sì, devo smettere di parlare, è un problema. No, stai tranquillo, via Silvia, perché stai qui? Coraggio, è un mistero. Mi sono perso, sì. Ecco, mi sono perso, può essere. Oh, è tuo quel piano, Silvia. Bellissimo, Silvia. Oh, non è bellissima Silvia, Toby? No, Toby, Tony, sei bella che tu, Tony. Forse potrei suonare, posso suonare. Andatene al diavolo, vai. Sta zitto, sei. Al diavolo? Oh, il diavolo, diablerie. No, fuori di qui, avanti. Dici solo chi sei, dove vivi. Ti dispiace, vivi, Silvia, e lascia vivere, molto importante. Però certo, la vita è tutta una lotta, vero Silvia? Tony, Silvia. Sopravvivere, senza danneggiare nemmeno una creatura vivente. Il fatto è che se fai qualcosa di male verrai punito per tutta la vita, perciò la vita è tutta una lotta, non è una lotta, sì, la vita, sì. È una lotta per tutti, la vita è una lotta, tutta una lotta per restare a galla, per non andare a fondo, no? Non vi sto deludendo, vero, Silvia, Tony, Silvia, sempre, anche sempre. Che nome? Scusa Silvia, faccio il verso dell'asino. Elfgott significa con l'aiuto di Dio, Silvia, che ne dici? È che il nonno era molto religioso, ma molto rigido e anche un po' cattivo. Ma l'hanno sterminato, Dio non l'ha aiutato per niente. Non è molto divertente, Silvia, è molto triste. Anzi, io sono un cinico, dice papà, anche un po' cattivo. Scusa Silvia, non ti ferisco, no. Non ti devo ferire, Silvia. Il punto è che forse non ho un'anima. Perché dici così? Lo dice papà, dice così, che non esiste l'anima. Oh, ma è ridicolo. Ridicolo, hai ragione, sono ridicolo, Silvia e Tony. È cinico, dice papà, sì, cinico. Ridicolo e anche cinico, perché è stata una tragedia, una ridicola tragedia. Io vincerò.
David suonerà il piano per noi, vero David? Sì. E cosa ci suonerai? David? David, cosa ci suonerai? Chiedo scusa, Chopin, la polonese. Tocca a te. Eh? Tocca a te, papà. Allora, vediamo. Stai perdendo. David, devi vincere, sempre. Vincere, sempre. Lo sai che io da bambino alla tua età comprai un violino, un bellissimo violino, coi soldini messi da parte. E sai cos'è successo? Sì, te l'ha fracassato. Sì, l'ha fracassato. David, tu sei molto fortunato. Mio padre non mi ha mai permesso la musica. Lo so. Tu sei molto fortunato. Ripeti. Io sono molto fortunato. Molto fortunato. Vuoi che ti suoni qualcosa? No, prendi su quei pezzi. Scommetto che io avrei vinto. Te la saresti fatta sotto tu. Shh. David! Shh. Ascolta questo. Margaret, ti ho detto di non far venire qui i tuoi amici. Ciao. Papà, c'è un signore per te.
Salve. Spero di non disturbare. Sono Ben Rosen, ero uno dei giudici. Sì? Siete andati via prima dell'annuncio dei premi. Sei stato molto bravo, David. Grazie. Può suonare meglio. Forse è stato anche troppo bravo. A qualcuno dà fastidio questa. Gli abbiamo assegnato un premio speciale per il suo coraggio. Difficile il brano che hai scelto, David. L'ho scelto papà. Perfino i grandi pianisti ci pensano due volte ad aggredire la polonese. Un premio al perdente. Io non direi che è un perdente. Basta, smettila ora, smettila. Suona molto bene anche lei. I miei figli suonano tutti. Io sono sicuro che David potrebbe vincere un sacco di concorsi col giusto insegnamento, il mio biglietto. Sono io il suo insegnante. Devo dire che è stato molto bravo. Sì, e nessuno mi ha insegnato. Niente insegnante di musica, signor Rosen. No, capisco, è solo che a volte qualche brutta abitudine può fare la differenza tra vincere e perdere. Beh, magari lei ci fa su un pensierino, eh? Rachmaninoff. È bellissimo. Sì, lo hai imparato da solo? Dal disco. Ah, ecco, è molto difficile. Molto difficile. È il pezzo più difficile del mondo, lo sai? Me lo insegni? Senti, un giorno tu la suonerai e io sarò molto fiero di te. Molto fiero, vero David? Sì. E la prossima volta, che cos'è che faremo? Vinceremo. Vinceremo, sì. Buonanotte, papà. Signor Rosen, avrei deciso che sia lei a insegnare a David questo. Rachmaninoff, non sia ridicolo. Ma lui lo sa già suonare. Ma è un bambino, come può esprimere questa passionalità? Lei è un uomo passionale, signor Rosen. Gliela insegnerà lei. No. Io gli insegnerò ciò che ritengo più adatto. Rachmaninoff è più adatto. Però l'insegnante è lei, faccia come crede. Grazie.
Cominceremo con Mozart. Signor Rosen, io non posso pagarla. Scusa, ciao, Tony, ciao. Oh, piove a catinelle, come Dio la manda, eh? Oh, attento. Sei a posto allora, David? A posto, grazie. A casa, dolce casa. Allora sai suonare? Oh, più o meno suono, sì, cara dolce Silvia. Chopin, Silvia, Chopinski, polacco di Polonia, come papà e la sua famiglia prima che li concentrassero. Da quant'è che segui, David? Ah, non lo so, da qualche anno, da qualche one, forse, che ne dici? E Schubert se la cava anche Schubert, se non fosse per la sifilide, era sifilide, sì, credo di sì. In più si beccò anche il tifo e quella fu la fine, addio, ce lo giocammo, potevamo starci più attenti, no? Ah, ce lo giocammo, non avevo più visto un altro giorno. Oh, Jim. Ho fatto il cattivo. Sì, stavo ho fatto per il mandare cattivo, una sì, squadra a cercarti. Oh, una squadra! Ma è entrato nel mio ristorante, pareva si fosse perso. Ah, sì, il suo forte è quello. Grazie di averlo riportato a casa. Sì, ci divertiremo. Ciao, un sacco, David. Sai. Faremo una festa con quello che resta. Un carnevale, un martedì grasso. Il vincitore è il più giovane campione del nostro stato. Rosen, abbiamo vinto! Grazie a Mozart! E ora possiamo suonare Rachmaninoff. E ora, per consegnare a David il denaro del premio, abbiamo un ospite eccezionale dall'America, un grande pianista in tournée qui in Australia, Isaac Stern! Hai un talento davvero notevole, David. Grazie, signor Stern, anche lei. Cosa sei disposto a sacrificare per la musica? Cosa? David, tutto! Tutto, però mi piace anche il tennis e la chimica. È anche simpatico. E giochi a tennis così bene come suoni Mozart? Gioco solo a casa mia contro il muro. Faccio rimbalzare la pallina contro il muro. E ti piacerebbe andare in una scuola americana dove è la musica che rimbalza contro i muri? In America? Sì, sai, no, il paese della libertà e degli eroi, la patria di Topolino. Signore e signori, quale onore per il nostro giovane campione, un invito per studiare in America. Penso di sì. No, non ho soldi per mandare David in America. Beh, allora li raccoglieremo. Cosa? Il bar mitzvah. David non ha ancora fatto il bar mitzvah. La religione è una sciocchezza. È anche una miniera d'oro se uno sa dove scavare. E poi un giorno suonerò con un'orchestra. Oh, posso venire a vederti? Ci verrai sulla mia Cadillac. E dove abiterai in America? Con una simpatica famiglia ebrea. La nostra non è simpatica? Oh, sì, papà. Molto simpatica. Sei molto fortunato ad averla una famiglia, David. Devo andare.
è una delle migliori scuole di musica del mondo. Questo è suo padre che lo decide. Sarebbe seguito molto bene, glielo assicuro. Rachel, la prego. David può diventare un grandissimo pianista. David è ancora un bambino, signor Rosen. Bagna ancora il letto. Forma come sono forte? Fammi vedere il graffio del leone di quando lavoravi nel circo. Sì, certo. Vieni, vieni. Pa, 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 pa. Ecco cosa succede quando ci si avvicina troppo alla gabbia, eh? David, David, vieni qui. O ti colpisci. Colpiscimi, avanti. Dai, dai, più forte che puoi. Anch'io, anche, papà, ti colpisco anch'io. Più forte che potete. Visto? Uomo d'acciaio. Nessuno può farmi male, perché in questo mondo sopravvivono soltanto i più forti. I deboli vengono schiacciati come insetti. Come cavallette, papà. Credimi, se vuoi sopravvivere in America, devi essere in forma. E forte. Ciao. Come te, papà. Sì, come me. Sì, brava. Brava, proprio come me. Alla settimana prossima, David. E mi raccomando, studia. Grazie, rabbino. Signore Elfgott, è emozionante. Lei non crede? David è impaziente di conoscerti, il sindaco. Peter. Signor Rosen. Grazie. Signore e signori, un momento di attenzione, no, prego. Vorrei ringraziare il nostro meraviglioso sindaco per aver istituito questo fondo per mandare David in America. E ora il nostro David Elfgott suonerà per noi. Questa gente è vergognosa. Si credono tanto importanti. Che cosa sanno con tutti i loro gioielli? Mi danno la nausea, il vuoto stomaco. Rosen? Che razza di uomo è? Non è sposato. Non ha figli. Non mi parlare di Rosen. Lui vuole per David le stesse cose che vuoi tu. Non mi paragonare a lui. Quando mai ha sofferto lui? Neanche un giorno. Che ne sa? Che ne sa lui? Della famiglia. E come sono morte le tue sorelle. E mia madre e mio padre.
Grazie, compagno Ecco. Tuo figlio ti fa molto onore. A nome dell'Associazione Amici dell'Unione Sovietica, noi ti applaudiamo. Ecco, lui è il papà di Nesta. Vi presento Catherine Pritchard. Buonasera, signore. Suoni in modo stupendo. Ah, grazie. Mi chiamo Sonia. Io sono David. Lo so chi sei. Hai delle mani meravigliose. Anche tu. E così vai in America. Esatto, sì. Magari un giorno andrai anche in Russia. Perché no? David. Sono qui. C'è una persona importante che vuole conoscerti. Meglio che vada. Io non ho mai conosciuto nessuno che suonasse il piano bene come te, David. Io non ho mai conosciuto una scrittrice, sì. Lei deve essere molto fiero di lui. Quanto può esserlo un padre? Io ho un vecchio pianoforte che soffre da tempo a casa. Ah, sì? Un pianoforte che soffre? Di abbandono. Magari verrai tu a suonarlo un giorno. Certo, se le fa piacere. Io ne sarei molto felice. Anch'io. Attenzione, compagni. Vorrei proporre un brindisi. Ah, tocca a me, alla nostra credo. Fondatrice, scusatemi. Che stasera è nostra ospite d'onore, Catherine Susanna Pritchard. Imparerai molto da questa vecchia signora. È stata nell'Unione Sovietica. Abbiamo saputo del suo eccezionale talento e lo riteniamo un vero privilegio il poterla ospitare in casa nostra. Siamo certi che si troverà a suo agio con noi e sarà lieto di sapere che per l'occasione faremo accordare il nostro Bösendorfer. Siamo tutti in attesa del suo imminente arrivo. Imminente, scemo. Chissà se hanno la Cadillac. Imminente arrivo. E non vediamo l'ora di sentirla suonare per noi. Saluti sinceri, Simon e Basha Mickelberg. Rileggila, dai, rileggila! Zitta, svegli la piccola. Avrà anche la compagnia del nostro pappagallo e della nostra barboncina Margaret. Non è vero, bugiardo! No! Maiale, fa vedere! Basta! Basta! Spegni. Dammi la lettera. David non andrà da nessuna parte. Papà! Cosa avete da guardare, idioti? Ho detto che non ci vai in America. Non permetterò a nessuno di distruggere questa famiglia. Papà, non farlo, ti prego. So io, David, cosa è meglio fare. Perché io sono tuo padre. Io sono tuo padre e questa è la tua famiglia. David! Torna subito qui! Torna qui! Perché fai così? Perché? Si può sapere? So io cosa è meglio fare. Credimi. Chiudi la porta! Signor Rose! Signor Rose, la prego! Sono David! Signor Rose!
l'ora di uscire, David. Tocca a me fare il bagno. Ti senti meglio adesso? Hai smesso di tremare? Un bel bagno è la cosa migliore, David. È sempre la... Sei un maiale schifoso. Cagare nella vasca. Fare questo a me. Sei un maiale schifoso. Ben har ayem yak teren ke toret tamir lifne adonai le toret echem lo ta'ala enesechot ishchu ala yecheper aharon Vola al canota. Peter! Lo so che mi senti. Non faccia questo a David. Non deve impedirgli di partire. Peter! Qualsiasi cosa decida, non provi a infliggergli quel maledetto Rachmaninoff. Non è ancora pronto. Terribile odiare tuo padre. La vita è crudele, però. Però la musica. La musica sarà sempre. Sarà sempre tua amica, mentre tutto il resto ti deluderà. Alla fine ti deluderà, credimi, tutto quanto. Non odiarmi, David. Non odiarmi. La vita è crudele, ma bisogna sopravvivere. Bisogna sopravvivere. Ripeti. Bisogna sopravvivere, bisogna sopravvivere. Nessuno ti vorrà bene come me. Non puoi fidarti di nessuno. Ma io invece ci sarò. Sempre. David, vieni qui. Io sarò sempre con te. Per sempre. Per sempre, papà. Thank you.
volta che suoni per me, tu esprimi in maniera completa il... l'inesprimibile. È una cosa buona. Divina. Inesprimibilmente divina. Proprio così. Raccontami una storia, Catherine. Qual è la storia di oggi? Una storia nuova. Gocce d'acqua. Gocce di pioggia? Sì, gocce di pioggia. Perfetto. La terrò da conto fino alla morte. Porto queste erbe selvatiche e questi anemoni della mia vita, o mio Signore, e li depongo ai tuoi piedi. Non sono né incenso né mirra, ma tu sei Krishna, Cristo e Dioniso, nella tua bellezza, tenerezza e forza. Gioco duro, non credi, Roger? Uno sport violento. Sì, ci sembrava sensibile. Una bella Signore e signori, ho il piacere di annunciare il vincitore del concorso nazionale per voci e strumenti solisti. Il nostro nuovo campione nazionale è Roger Woodward. Che tipo era, Catherine? Tuo padre? Oh. Era perennemente occupato nel suo studio. Vattene, Katie, sto scrivendo, mi diceva sempre. Un giorno, io ero molto piccola, mi prese una tale rabbia che gli rovesciai il calamaio sulla scrivania e gli scarabocchiai tutto il lavoro. Pagine, pagine. Quando se ne accorse, rimase lì, tutto fremente di rabbia. Io la sentivo. «Che cosa fai?» mi urlò.
ci fu un terribile silenzio. Allora io lo guardai negli occhi e gli dissi: vattene, papà, sto scrivendo. Lui mi corse incontro, mi prese in braccio e mi strinse a sé con tutta la sua forza. Il mio primo tentativo letterario lo chiamò da allora. David, che cosa c'è? Il Royal College of Music. Una borsa di studio. Oh, David, ma è meraviglioso! Mio padre non mi stringerà a sé, Catherine. Lui non ti può fermare, David. È un leone inferocito, Catherine. Oh, sciocchezza, è un innocuo micione. Ah, come mi mancherai. Questi erano per mio figlio, ma è meglio che te li prenda tu. Può fare molto, molto freddo a Londra, sai? David, dove sei stato? Ho perso il treno. Eri da quella Pritchard. Quelli cosa sono? Quei guanti. Guardami. Guardami! Credi di poter fare quello che ti pare? Eh? Io ci voglio andare, tu. Tu non puoi impedirmelo. Come? Io sono tuo padre! E ho fatto tutto per te! Tutto! Tu sei crudele, cinico! Margaret! Mamma! Stupida, stupida ragazzina! Lascia stare, Basta. Susie! Torna a letto! Ci voglio andare? No! Fermo! Fermo! Vai! Fermo! Ci voglio andare? Io chiamo la polizia! Vai! 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 Basta, papà, smettila! Lasciatelo stare. Sta benissimo. È vero che stai bene, David? Stai bene, vero? Su, alzati. Sta bene. Sono abbastanza grande per decidere da solo. Crede di andare a Londra? Sono stato ammesso al Royal College of Music. Che cosa credi che ti succederà a Londra? David, se ci vai, non rimetterai mai più piede in questa casa. Diventerai un figlio di nessuno. Le tue sorelle perderanno il fratello. È questo che vuoi? Vuoi distruggere la famiglia? Mi dispiace. David, se mi vuoi bene, ora la smetti con questa storia e non parli più di uscire da questa casa. David, se parti, tu sarai punito. Punito per tutta la vita. Il mio David, non andare. Mi dispiace. David! Non costringermi a farlo!
delle mani fantastiche, quel ragazzo. Completamente scollegate dalla testa. Sì, è un po' fragile, questo è vero. Chopin senza Chopin. Lo conosco abbastanza per dire che può arrivare in finale nel concerto di fine corso. Cosa ci trovi in lui, Cecil? Lampi di genio. Genio? Ma via. Coraggio, David. Più deciso l'attacco. Diablo Ri! Il diavolo, David! Ma senza rompere il piano, eh? Liz rompeva spesso le corde. D'accordo, d'accordo, d'accordo. Coraggio! Suona anche per questo mio inutile braccio. Prima le note. L'interpretazione viene di conseguenza. Di conseguenza, sì, sì. Sei d'accordo, vero? Oh, sì, sempre d'accordo, professore. Ma sarà giusto? No, non lo so, è giusto. Ricordati, è sullo spartito. Sì, beh... Le note sono sullo spartito, però non il sentimento, l'emozione, quello che io sento. Non devi sacrificare tutto all'emozione, è una questione di equilibrio. Ah, sì? E questo è il nodo, professore? Esattamente. Ah, certo, certo. Lo pensavo anch'io. Il suo assegno mensile. Grazie, signor Wright. Scusate, scusate. Forse mi conviene fermarmi, eh? Forse sì, David. Oh, certamente, Sara. Sei carina oggi, Sara. Grazie, David. Anche tu, Muriel. Facci piano, Elfgott. Sara. David, ormai hai chiuso la banca. Peccato, dovrai aspettare fino a domani. È sbancata la banca. So io chi te lo può cambiare. Davvero? A che servono gli amici? Devo concentrarmi, Catherine. Studiare, 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 perché sono tre le cose importanti, dice il professor Parks. Lavorare, lavorare, lavorare. Ed è questo che devo fare, no? Se voglio arrivare in finale alla medaglia, chi la vince? Suona alla Royal Albert Hall, che io vedo dalla finestra. Ho comprato un pianoforte, sai, Catherine? Un pianoforte bellissimo, che soffre come il tuo. Ho scritto a papà il che è bene. Ebbene, no, perché... Beh, credo di sì, perché lui non ha risposto, però... Vorrei tanto sapere come hai fatto a entrare in finale, Eder. Dirigerti sarà un incubo. È vero, è vero. E cos'è che faremo? Vinceremo, Ashley Robert, vinceremo. Giusto. Rachmaninoff, ma sei sicuro? Sì, credo, io non sono mai sicuro di niente, professor Parks. Il Rack 3 è monumentale. Sì, è una montagna, è il picco più difficile da scalare. Nessuno è mai così pazzo da affrontare il Rack 3. Sono pazzo quanto basta, professore. Che dice? Devi pensare a due distinte melodie che lottano per la supremazia. Le mani due giganti, ognuna con 10 dita. L'esecuzione è un rischio, sai? Niente rete di protezione. Ficcatelo in testa, David. È un grosso rischio. Ci si può far male.
Devi imparare a suonarlo con gli occhi bendati. L'ho spartito, santo Dio, le note! Scusi, professore, le avevo dimenticate. Chiedo forse troppo se ti dico di impararle prima? E poi dimenticarle. Esattamente. Dammi solo la diteggiatura. Oggi riposiamo muscoli e dita e cerchiamo di esercitare la fantasia. Primo movimento, cadenza. Prendiamolo da pom 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 pom. Le tue mani devono prendere l'abitudine automatica di eseguire le note, così che te le puoi anche dimenticare. Lascia che ti esca dal cuore la musica, è da lì che viene. Non sono meravigliosi questi succulenti accordi. Lo devi domare il piano, David, altrimenti ti sfuggirà. È un mostro. Se non lo domi, ti ingoierai in un boccone. Stai andando bene, David. Buongiorno, signora Perkins. Catherine Susanna Pritchard ha chiesto che alla sua morte gli oggetti personali venissero restituiti. Questo io lo chiamo il mio piccolo mausoleo, David. Ah, Liszt, verruche comprese. Era già morto quando l'hanno fatta. Povero Franz, morto stecchito, eh? Se ne trovano ancora su qualche bancarella, per pochi soldi. Devo avere anche Rachmaninoff da qualche parte. Magnifiche dita, così virili. Una volta ho suonato il Rack 3 per lui.
Davvero? Sì. Disse che ritrovava se stesso nella mia esecuzione. Disse che era come se gli avessi toccato l'anima. Mica male, che ne dici? No, per niente, professore. Adesso tocca a te, David. Ricordati, una volta che lo hai fatto, nessuno te lo potrà togliere. Devi suonare come se non ci fosse più domani. Quanti lampi di genio stasera, Ceci?
Pronto? Pronto? Chi è? Papà. Papà, sono tornato. Papà. Pronto, papà. Una visita per te, David. Sono io, David. Susie. Susie. Susie, la conosciamo, Susie? È tua sorella, David. Oh, sorella Susie, sorella Susie. Grazie, sorella infermiera, sorella Susie. David, non potrò venire a trovarti tanto spesso. No, non tanto spesso. Dolce, dolce Susie, non tanto spesso. Vado a vivere a Melbourne. Oh, questo è un trucco, non dirlo a papà. Il latte, non piangere sul latte versato. Che ci vuoi fare, Margaret, che ci vuoi fare? Margaret è in Israele, ricordi? Ah, me la ricordo, Margaret, mi diceva scemo. O forse maiale. No, barboncino, barboncino, barboncino. Era tutto complicato, vero? Complicato in Israele. Era un campo di battaglia. Zona di guerra, una guerra, una guerra, una noia, una guerra. Si distrugge tutto quanto, tutto. David? Esatto, infermiera, esatto. Lo sapevo che eri qui. Sono stato cattivo, vero? E mi sono comportato male, vero? Credo di sì, vero? Su, vieni, David. Ma magari sono nei guai, magari sarò punito per tutta la vita perché sono difettoso, irrimediabilmente difettoso, vero? Ma che zuccone. Ed è proibito perché è un frutto proibito. Il dottore dice che è un frutto proibito. Proibito. Disapprovava. Disapprovano tutti, scappano via tutti, mi abbandonano lì. Sono stato cattivo. Sono stato cattivo, sono stato cattivo.
tu sai leggere la musica. Oh, quasi, quasi. Potrei anche voltare pagina, allora. Non sarebbe male, vero? Il mio nome è Beryl Olcott e il tuo qual è? Olcott, assomiglia al mio nome. Elfgott è il mio nome, Beryl. Elfgott? Sì, esatto. Ridicolo. Vuol dire con l'aiuto di Dio. È ridicolo. E il tuo nome com'è se il cognome è Elfgott? È ridicolo. Oh, sì, prima il nome e poi il cognome. David, David, David. Come ti sembra? Tu sei David Elfgott. Esatto, Beryl, esatto, 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 esatto. Io ti seguivo quando vincevi tutti quei concorsi. Oh, si vince, si perde, non si può sempre perdere. Non Beh, è colpa ero tua. Una tua fan. Suoni ancora? Ah, non posso, il dottore me l'ha proibito. Finisce male se non obbedisco. Non, non posso concastrare il dottore, non posso, non devo. Esatto, è giusto, non è giusto. È giusto perché può farmi male. Il dottore dice che può farmi male, è già successo. Un sacco di tempo fa, è già successo. Tanti anni fa è andata così, che ci vuoi fare? E allora suona tu, Beryl. Più deciso l'attacco. Oh, ci sei, Beryl, ci sei. Oh, brava la sinistra, brava la sinistra. Il punto è che si deve avere cura, avere cari e fare il bravo. È così, vero, Beryl? È così, sì. Come dice questa? Come fa? Con te mi sposerò. Dice così. Oh, oh, molto bene, Beryl, molto bene. Molto bene. Oh, molto bene. Oh, spingi sui pedali. Oh, andiamo in bicicletta, Beryl. Andiamo in bicicletta, Beryl. Pedala, pedala. Cosa succede nella sua mente? Dio solo lo sa, non ci si capisce niente. È molto grave. È una patologia complessa, si è come ritirato nel suo piccolo mondo interiore. Poveretto. Sì, è dolcissimo. Potrebbe uscire anche domani se avesse un posto dove andare. Coraggio, vieni, David. Beryl, Beryl, Beryl. David, lo sai che non sopporto il fumo. Oh, scusa, Beryl, scusa. Che cosa fai? Ah, venga a piedi, venga a piedi. Ma non sai la strada! Ma ti seguo, così va bene? Non importa! Dai, sali, David! Dio ti benedica, David! Guarda, Beryl, così va bene? Lei, sorella? Sta tranquillo, David. Ci sono io. Ma ci sono io, viva Dio. Ma la sorella dov'è? Dov'è la sorella, Beryl? Tu adesso vivi qui, David. Ah, già. Sto bene. Non è vero, sorella? Sorella, Beryl, sorella, sorella. E qui è dove David Elfman si rimetterà in carreggiata. Oh, che grande cosa, che grande cosa. Così, così, Beryl, sì. Botanico è in fondo alla strada. È una bella passeggiata. Potrai entrare e uscire a tuo piacimento. Il signor Minogue è una persona adorabile, un vero cristiano. Sono sicura che ti piacerà. E indovina un po', avrai anche un pianoforte. Leggero.
sveglia, su con la vita, è ora di fare colazione. Io dico che è ora anche di far riposare un po' questo piano. David? Su, firma il tuo assegno. Ah, guardati, dovresti uscire e fare un po' di esercizio. Ah, esercizio, sì. Far certo, entrare un po' d'aria fresca nei tuoi polmoni, David. Eh sì, perché i deboli vengono schiacciati come insetti, vero? Come tante cavallette. Silvia, il tuo randaggio è tornato. Vuoi che te lo butti fuori? No, lasciami. Ehi, Stella, vuoi suonarci qualcosa? Qualcosa, Stella? Certo, senz'altro, senz'altro. Bravo, bravo, bis! Su, facci sentire, maestro. Smetti. Thank you.
piaci la quinta di Beethoven? Certo, come no, senz'altro, sinfonia o concerto? Ho suonato bene stasera, no? Ho suonato proprio bene. Mi merito uno spuntino, sì. Un po' di spuntino, non credi? Sì, Ciao, David. Ciao, papà. Ciao. Ti senti bene? Bene. Beh, il fatto è che non riesco ad aprirla. C'è qualcosa che non va. Che cos'è che non va, David? È un mistero, è un mistero. Chiudi qui. Dalla me. Ti insegno io. Visto? Quanto è facile? È molto facile, è molto facile, è vero. David. Tieni. Ecco. Guardami. Sei un ragazzo fortunato, David. È vero, è vero. Pare che sia vero perché... perché la gente dice che crede che io sono... David, che io... di quello che devi dire. Sono molto fortunato. Nessuno ti vorrà mai bene come me, nessuno come me. Ti rendi conto di quale occasione hai qui? L'occasione di tutta una vita, certo, papà. Certo, David, certo. Quando ero piccolo, io comperai un violino, un bellissimo violino. Lo comperai con i miei risparmi. E tu sai cosa... che fine fece quel violino? Lo sai che fine fece? No, che fine fece, papà? Non lo so. Che fine fece? Non ne ho idea. Il fatto è che bisogna essere forti per sopravvivere, per restare vivi, è così, no? Sono i bambini. Oh, qui intorno a divertirsi. Ti avverto che ho una persona che sta da me nei weekend. Non sarà un altro scorpione, spero. Divertente, Kim. È un bambino prodigio. David! Grazie. Che manicomio. David!
Cos'è l'acqua che scorre? David! 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 Dove è sparito? Gillian è una mia carissima amica. Oh, un'amichevole dottore. Ciao, mi sento piacere meglio. Di conoscerti. Non è un dottore, David. Ah, non è un dottore. No, è un'astrologa. Oh, specialista chirurgia del cuore. Sydney. Oh, chirurgia a cuore aperto. Non essere oh, ridicolo. Sono ridicolo, sono Gillian. Ridicolo, non credi? Se Gillian sei fortunato, è così. Gillian ti farà la carta. Oh, davvero, Silvia, davvero mi vero fa. Vero che gliela sì, fai, certo che te la faccio. Che tipo di carta, Silvia? Che tipo di la carta? La carta astrologica. Oh, le stelle, che belle le stelle, variazioni astronomiche. Oh, i pianeti, ma certi pianeti, certo, certo, Mercurio, Nettuno e così via. La musica delle sfere, se la musica è il cibo dell'amore, oh, molto gastronomico, non credi, Gillian? Oh, il cibo dell'amore, certo, Gillian. Oh, oh. Cosa fa quando ti conosce meglio? Esperto di finanza, è così che lo conosciamo. Oh, da quel lato va bene. È una cosa seria? Oh, coraggio, Gillian, dai, da 1 a 10. Direi che è un 10. A quando le nozze? Ah, lo sai come sono. Odio le cose fatte in fretta. No, 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 te non ti faccio. Preferisco lei. Anche a me, David. Sì, 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 tesoro. Oh, oh, che capelli meravigliosi. Le bionde si divertono di più, vero? Certo, certo, certo. È così, è così, è così. Eccoti qua, dottore. No. Non sono un dottore. Oh, come brilla, come brilla. Devo andare in camera, devo andare in camera. Devo andare. Ciao. Ciao, David. Ciao. Bravo. Grazie, ciao, ciao. Sei stato fantastico. Oh, ciao, Lucy. Oh, buona notte, buona notte. Buona notte. Posso entrare? Ti dispiace? Oh, ciao, dottore, entra. Dove te li metto questi? Oh, scusa. No, no, non è colpa tua, non è colpa tua. È incredibile, si allarga sempre di più. È incredibile cosa si trova senza nemmeno cercare. Ma eccolo qui, eccolo qui, eccolo qui. Chi? Roger. Ah, Roger Woodward. Ah, Roger, sì, sì, lui è un vincitore. Lui è un vincitore. Ne hai già una accesa? Lui è uno forte, lui è uno forte. La sigaretta? Oh. Ah, una è più che sufficiente, sì. Certo. Mi è piaciuto tanto sentirti suonare. Davvero, davvero? Ti è piaciuto? Ah, tu la scrivi anche, la musica? Oh, no, 1, 2, 3, questo è il rack 3. L'hai cominciata come una lettera. Oh, quella, credo di sì, pare di sì, deve essere sì, così. Caro professor Cecil, Royal College. Oh, music, Royal College of Music, sì. È un mistero, un mistero. Che cosa? Aveva solo un braccio, sai, è stato un infarto, sì, un colpo, un brutto colpo, un povero micio gatto, aveva... La sua zampa era irrimediabilmente compromessa, non riusciva a farci niente, era triste, era un micio gatto triste, era del tutto compromesso, un colpo di sfortuna, che dici? Io non ti comprometto, vero? Ma no, figurati. Che ti è successo, David? Successo? Il successo? Ah, sì, sì, all'inizio sì, ma poi è sparito un buco. Il successo è successo tanto tempo fa, Gillian, che ci vuoi fare? È andata così, sai, poi...
Inesprimibile, inspiegabilmente inesprimibile. Esprimere l'inspiegabile. Sì, ma perché non lo dici a me quello che vorresti dire? Oh, perché no, perché no? Ecco, cos'è che non voglio dire? Oh, questo è difficile. No, non è difficile. È difficile. Guarda, C-A-R-O, caro. Esatto, esatto, esatto. Caro, caro, caro. Caro, okay, caro, fatto che caro, caro. Parks, se sì, era Parks, professore. Caro professore. Ha toccato il cuore di Sergei Vasilievich in persona con Rack 3 in re minore, non è mica stato male. È un pezzo difficile per elefanti. Elefantiaco. Sì, sì, caro professore. È già passato tanto tempo, tantissimo tempo. È già passato tantissimo tempo. E io? Oh, e io spero, Gillian, che ne dici, può andare? Certo, va benissimo. E io spero che si ricordi di me e del Rack 3. E mi sento molto meglio adesso, molto meglio adesso. Sì, e ho ripreso a suonare. Sorridendo. Qui, alla macchina fotografica. Oh, urrà! Urrà! È ora di andare. Che ci vuoi fare? Tu devi essere ottimista. La rivedrai, Gillian, un giorno o l'altro. Sì, la vita continua. È questo che fa. Ma certo, continua. David, Gillian deve andare. Ah, sì, ha dei cuccioli da accudire. I ragazzi ormai sono diventati grandi e io sono rimasta sola. Ah, come me, allora? Io non sono diventato grande, sono diventato piccolo. Un bambino difficile, difficile, vero, Gillian? Mi vuoi sposare? Beh, difficile sul piano pratico, David. Oh, pratico? No, di certo, non sono pratico, Gillian, non sono pratico per niente. Perdi l'aereo, Gillian! Sei molto carino, David. Non so cosa dire. Le stelle, Gillian, cara, chiedi alle stelle. Lasciala respirare, David! La consumi tutta, cazzo! Allora faccia anche te! No, tutt'altro.
Hai anche gridato. Oh no, povero Ravel. Oh, povero Maurice, tutto sbollerato, povero Ravel, tutto bagnato come un pulcino. È quasi ora di prepararsi. E posso nuotare ancora un po', amore? Va bene, 10 minuti. Beh. Fa un po' di Liszt, non un concerto. Nuota la campanella. Così dovrei farcela. Oh, ho sbagliato, ti sono Continua sbagliato. Continua a provarci, amore. Sto provando, ci sto provando. Ah, manca la pagina 37. Oh, è la coda, è la fine, è l'inizio della fine. Oh, metta mano alle mani, metta mano alle mani. Devi! Primo concerto dopo anni con le scarpe scompagnate. Sono uno zuccone, certo, eh? Uno zuccone. Seduto, su con la schiena. Su con la schiena, su con la schiena, su con la schiena, su con la schiena, su con la schiena. Oh, rilassati, impara a rilassarti, impara a rilassarti. Che cosa provi? La verità è che non provo niente. Proprio niente? Beh, sono sconvolto, sbalordito e pietrificato, così va meglio. Forse è tutta colpa mia, forse sono insensibile, non lo so. Non puoi continuare a darti la colpa di tutto quello che succede. Non puoi continuare a darti la colpa, è vero, Gillian, non puoi darla nemmeno a papà perché lui adesso non c'è più. Ma tu sì. Oh, io ci sono, è vero. La vita continua, vero Gillian? Dico bene. Sì. Continua per sempre. Non per sempre. No, per sempre, hai ragione, però il punto è che la vita non è tutta rose e fiori, no, però va avanti, anche noi dobbiamo andare avanti, non credi? Voglio dire, non si può mollare, certo, vero? Certo che non no, ogni volta che quel musone di Saturno si avvicina ci dà uno scossone. Oh, sono le stelle, Gillian. Ogni cosa ha la sua stagione. Oh, è un mistero. C'è sempre una ragione. Oh, basta capire la ragione di ogni stagione.